Come l'abbiamo annunciata, anche qualche minuto fa è arrivata nel nostro studio. Vado? Posso spostarmi? Mi avvicino, arrivederci ancora Norma, ma rimanga con noi perché per me è un grande piacere, non solo professionale, ma anche personale, poter salutare Lorella Piacere, Cuccarini. Posso come darti un stai? bacio? Ma certo, Posso? anche due, guarda, Come se fossi esageriamo proprio di di prima casa, mattina. eh? Buongiorno a Benvenuta. tutti, Benvenuta su TV grazie. 2000, è un grande piacere. Oggi il nostro tema è quello delle fotografie, di una vita, quasi come frammenti dei ricordi rubati al tempo e poi consegnati, Beh, no? A effettivamente poi per attraverso le foto si riescono a riaprire tanti cassetti della memoria, no? Quindi una foto è preziosissima. E nel cassetto dei tuoi sogni, quando eri bambina, cosa c'era dentro? Ma guarda, ci sono tante foto di me ballerina, e quelle proprio sono le foto più rappresentative, perché io da quando mi ricordo ho sempre voluto fare questo. E quindi credo che non ci sia soddisfazione più grande di riuscire a fare nella propria vita quello che si ama. Io sono riuscita, insomma, a fare, anzi, devo dire, molto di più, perché poi oltre alla carriera come ballerina ho intrapreso, insomma, una carriera molto molto più complessa, quindi sono veramente felice. Oh, Chi è? Chi è questa questo devo Emma? dire, è uno dei miei, forse uno degli unici topless È che girano per quanto mi riguarda, insomma, perché avevo meno pudore, quando avevo 4-5 anni avevo meno pudore, poi con il tempo devo dire sono peggiorata o migliorata, non lo so, paura insomma, dell'acqua? comunque. No. No, paura dell'acqua no, non sono mai stata molto acquatica, diciamo, però insomma, fin dove si tocca va bene anche oggi. Hai iniziato prestissimo a studiare perché la carriera di Lorella Cuccarini è data ovviamente da un grandissimo talento, ma anche da un enorme impegno. Ma tutti i ballerini, devo dire, poi in realtà io credo che un po' tutti noi, no? Cioè ognuno, ogni persona che insegue con grande passione un sogno impiega tante energie. Nella danza, come in tutte le forme di arte, ma anche nello sport, occorrono una determinazione, una passione. E io devo dire che non mi sono mai stancata. Oggi, se mi guardo oggi e dovessi per esempio affrontare prove per la preparazione di uno spettacolo, ho quello stesso piglio, cioè quello che avevo a 15 anni non l'ho perso, devo Ecco, dire. l'emozione è la stessa, salire su un palco quando si è bambina, piccola, sempre con quel sogno in tasca e farlo oggi, quando si è L'emozione esperti, ancora di ma si ama più, questo mestiere. l'emozione ancora di più perché riesci a goderla a pieno, perché sei più consapevole. Quando sei giovanissima vivi, come dire, l'impatto, no? Che è quello con il pubblico, con l'applauso, con la soddisfazione di aver regalato delle emozioni. Questo è stato il mio primo saggio. Io intanto, Il scusate, vedo le primo? foto, per cui ogni tanto commento. Fai Si bene. vede anche il primo saggio, insomma, non è che proprio qua, dal punto di vista qualitativo fossi ben formata, insomma, però era il mio primo tutù, quindi insomma un ricordo Dove ti trovavi? meraviglioso. Era in una palestra a Via Prenestina, era finalmente una scuola che ero riuscita a trovare, che aveva aperto da poco tempo vicino casa, perché insomma ho sempre fatto parte di una famiglia molto, molto semplice. Vivevamo con i miei fratelli insieme a mia madre, e mia madre lavorava molto, per cui era difficile riuscire in qualche modo, no, a coniugare le passioni di tutti. E quindi mi disse: guarda, io capisco, comprendo questa grande passione per la danza, però fin quando non avremo una scuola nei paraggi sarà molto difficile che tu possa farlo. E per fortuna, insomma, così come per incanto, si aprì questa scuola, che era una palestra, fra l'altro, dove si faceva tanto altro: si faceva nuoto, si faceva atletica leggera e si faceva anche danza classica. E quindi io ho cominciato, e per me quello è stato proprio veramente l'inizio di un sogno. E tu, Lorella, credi molto nella famiglia, ne parleremo anche fra poco, che Sì. ti ha sempre sostenuta e accompagnato nonostante i grandi impegni che potete immaginare di luogo, di ore e di lavoro. Ma la tua famiglia come ti ha sostenuto in quegli anni? Ma la mia famiglia, io beh, è chiaro che quando penso alla mia famiglia penso principalmente a mia madre, perché io ho vissuto tutta la mia vita, insomma, fin quando c'è stata con mia mamma. Mio papà non è mai stato un grande punto di riferimento, perché è andato via di casa che io ero piccola, insomma, avevo 9 anni, più o meno è quello stesso periodo in cui ho cominciato a fare le prime lezioni di danza. E devo dire, per me mamma è stata proprio un pilastro fondamentale, è stato un punto di riferimento, e è stata fra l'altro una mamma molto moderna, eccola, una mamma all'epoca Eccola. molto moderna, perché una mamma che mi ha sempre in qualche modo sostenuto nelle passioni, nonostante fossimo in una situazione molto, molto semplice, molto umile, no? Hai la sensazione di vivere anche in una parte di Roma in cui forse non succederà mai nulla nella tua vita.
E invece lei ha sempre detto: no, guarda, facciamo sacrifici, io sono con te, se ti piace questo, se hai passione. Evidentemente aveva capito che c'era una grande determinazione in me. E ecco, poi se ci penso oggi, la cosa che più mi dispiace forse è che non abbia potuto godere appieno di tutti quelli che sono stati le mie soddisfazioni, ma insomma io lo so che in qualche modo poi sì, ne godo lo stesso. Per cui... La semplicità degli inizi, ma che poi ti ha sempre accompagnato nella tua vita, che forza dà ai sogni? Ma io credo che l'approccio umile nei confronti delle cose sia fondamentale nella nostra vita. Io vivo tutto come se fosse sempre un regalo. Penso che ognuno di noi dovrebbe vivere ogni cosa che accade come se fosse un regalo, non come se fosse dovuta, no? Invece spesso quando si comincia a avere tanto successo si rischia, a volte mi imbatto anche con persone, faccio discussioni su questo, come se certe cose dovessero essere così dovute, no? A un certo punto della tua vita le cose devono venire per forza, e invece non è così. Ogni cosa va conquistata, va amata, va coltivata, e poi soprattutto le soddisfazioni non devono servire, come dire, a cambiare te stesso. Bisogna continuare a mantenere la propria umanità e il proprio approccio con la vita come ce l'avevi all'inizio. Quali sono gli scatti più belli della tua vita, che ricordi nel cuore, da quelli con tua mamma, della tua famiglia, a quelli della tua carriera? Ma guarda, ce ne sono tantissimi, è così difficile perché, ripeto, l'album della vita, no, racchiude dai primissimi anni. Ecco, questo è sicuramente uno dei più importanti, come quelli della nascita dei nostri figli, insomma. Le vacanze, cioè una foto riesce veramente a fermare dei momenti, delle emozioni, dei ricordi che alle volte magari sbiadiscono un po', no? E poi attraverso una foto riesce a riaprire un mondo di emozioni straordinario. Ecco, qui siamo tutti insieme. Bella foto di famiglia, sono cresciuti adesso, sono messi grandi. Sono cresciuti un po', io li ho fotografati, devo dire, li faccio fotografare molto molto poco, per cui ho fatto foto con loro soltanto quando sono nati, perché mi piaceva condividere un momento di gioia della mia vita con il pubblico, che insomma mi ha dato, no, tante soddisfazioni. Però poi ecco, li tengo molto molto riservati, ma non perché ne sia gelosa, perché credo che debbano fare una vita di ragazzi. Oggi devo dire ragazzi perché sono tutti grandi, però insomma devono scegliere loro, no, cosa fare nella vita, e non devono essere in qualche modo avvolti da un aspetto del nostro lavoro che però, se vogliamo, è anche un po' più superficiale, è una parte che anche per me è sempre stata meno importante. Hai faticato tanto, come capita talvolta o spesso, ci sono dei disegni, ne parlavamo anche prima, di cui poi riconosciamo solo dopo il percorso di chi li ha tracciati. E così è successo per De Provini nel 1985. Ti ritrovi così in un luogo che, come dire, vorrà dire tanto per il tuo futuro. Eh sì, ma ti dico che ancora prima, a proposito di segni, io feci un esame per entrare all'Accademia di Roma di danza, perché proprio con l'inizio delle scuole medie ho detto: tentiamo questa carta. Proviamo. Perché se riesco a studiare danza classica e nello stesso tempo a fare le scuole medie, entro in una delle scuole migliori di Roma e riesco comunque a studiare, naturalmente non gravando. Il mio pensiero era sempre quello di non gravare sul bilancio familiare, perché poi alla fine c'era mamma che faceva un sacco di sacrifici e quindi volevo evitare. E non mi presero. Cioè, quindi l'Accademia rifiutò Lorella Cuccarini. Forse la prima grande delusione della vita, neanche gli amori mi avevano portato una delusione del genere. E arrivò per me una bella botta, perché è stato proprio il primo rifiuto, no? Per me molto, molto duro. Quindi, a proposito di segni, però è andata bene così, perché a distanza di tempo, sono passati un po' di anni, però è capitata questa convention. Tra l'altro, sono una convention che io avevo scelto di fare come ballerina di fila perché avevo bisogno di lavorare, certo, perché era comunque un'esperienza interessante, perché avrei ballato sulle coreografie di Brian and Garrison, che all'epoca erano, certo, comunque due ballerini e due coreografi molto, molto prestigiosi. E è capitato questo incontro con Pippo, che ha cambiato, anzi ne approfitto, ieri era il suo compleanno, quindi... facciamo gli auguri anche noi. auguri al grande e tutto è cambiato. Ancora una foto qui,
forse sì, di qualche anno questi più avanti sono, ancora. Questi perché... sono tanti primi piani, sono tanti servizi fotografici, devo dire sono foto legate a momenti televisivi, a, no, a, da, da, sempre a debutti, a lavori, ogni volta che c'è un debutto c'è, c'è l'ansia, no? C'è il pensiero. Ne hai fatti tantissimo, Lorella, perché che noi ricordiamo... 25-26 anni sono tanti. Sono tanti però... Sembra una vecchietta, però in realtà ma ho cominciato molto presto. Ma che tutt'altro, tutt'altro. No, nel senso che quando si parla di carriera, voi diciamo, 25-26 anni, in realtà ho cominciato proprio prestissimo, ho cominciato a 20 anni, quindi questo è un Sanremo, è stato il Sanremo, che ho presentato insieme a Pippo, insomma ero un po' la sua assistente, la sua co-conduttrice, un'esperienza bella, anche se devo dire abbastanza traumatica, perché quando si fa il festival di Sanremo, soprattutto molto giovani, si pensa veramente di vivere questi 5 giorni in cui non esiste nient'altro, no? Della vita. Quindi, 1990, a fianco di Ezio Greggio, Paperissima, sì. 1990, vabbè, quell'edizione. Non fare così, però. No, volevo. Passare, sono 20 anni, vabbè, ma... Per dire come quella fu un'edizione di successo e tanti programmi che oggi ancora conosciamo si devono proprio alla tua bravura, alla tua passione. Beh, ricordo anche Buona Domenica, di quella grandissima diretta con Marco Colombro che accompagnava la vita di tantissimi. Ma sai, è cambiato molto anche nella televisione, cioè dobbiamo poi comunque vedere. Io guardo al passato con grande tenerezza e piacere, perché ho avuto modo veramente di vivere un po' a cavallo questa trasformazione, no? Sono arrivata quando c'era l'avvento, oramai già devo dire più che l'avvento, anche proprio l'affermazione delle televisioni private, commerciali. No? Quindi ho cominciato con la Rai, poi ho vissuto un momento d'oro veramente di grande importanza delle reti Fininvest all'epoca, poi sono diventate Mediaset e poi ho affrontato il Sky, quindi il satellite, sono tornata in Rai e devo dire oggi la televisione è completamente cambiata, insomma viviamo con... quanti canali sono? Non lo so, io non so più come cantarli. Dico 120 sono talmente... forse. Però insomma sicuramente il ruolo comunque della televisione generalista è ancora, almeno oggi, ancora importante. Poi è chiaro, insomma, con il passare del tempo sarà sempre più frammentato. Lorella, rimani la più amata dagli italiani. No, ma io non lo sono mai stata la più amata, no, però insomma sono amata, spero di essere amata, questo mi basta. E anche la domenica è cambiata per te. Anche io la domenica, ricordo... Sì. Era, credo, i primi anni in cui una televisione come Canale 5 affrontava questa sfida di una maratona di diretta la domenica in cui voi cantavate, recitavate, c'erano dei giochi, c'era una presentazione. Era la prima diretta della televisione di Canale 5, l'unica diretta che c'era stata era quella del TG, aveva cominciato Mentana pochi mesi prima e noi eravamo il primo programma di intrattenimento in diretta, fra l'altro insomma, partivamo alle 2 e finivamo alle 8 di sera, quindi era veramente una grande maratona. Com'erano e fu bellissimi, devo dire proprio un po' pionieri questa sperimentazione, poi l'idea comunque di avere questi due conduttori, perché eravamo io e Marco facevamo parte di questa sfida che portavamo avanti per tutto il programma, che poi era intervallata anche insomma dal balletto, dal momento comico, sì, però insomma c'era questa gara fra noi che poi secondo me è stata vincente, perché era una gara vera, cioè noi abbiamo avuto sempre un rapporto professionale molto, molto bello, molto caldo, di grande rispetto, però poi nel momento in cui eravamo lì e dovevamo sfidarci, cioè, eravamo davvero? Proprio due atleti veri, insomma, cioè, ci piaceva poi vincere, no? E quindi si creavano questi momenti di verità dentro il programma che credo siano stati poi la forza, però insomma ecco, un programma come questo secondo me oggi sarebbe veramente un po' fuori tempo, no? Cioè è stato bello in quel momento storico e ha avuto quel successo, però a parte che oggi insomma, a 48, 47 anni non mi potrei mettere a fare ancora il sumo piuttosto che le torte in faccia, insomma diciamo che si possono fare tante altre cose. Hai lavorato con tantissime persone, con tantissime anche squadre, team, perché ovviamente noi siamo abituati a vedere chi c'è in onda, ma c'è un grande lavoro anche dietro le quinte. Anche quella è un'altra famiglia che ti accompagna? Assolutamente. È una famiglia, io poi devo dire ho sempre fin dall'inizio, ho sempre cercato di avere un rapporto bello, umano, di grande complicità con le persone con cui ho lavorato, soprattutto il rispetto proprio di tutte le figure, dalla prima all'ultima, no? Dal primo titolo di testa all'ultimo titolo di coda, perché credo che poi noi siamo sempre quelli che in qualche modo guadagnano più vantaggio, no? Dal successo di un programma, ma in realtà il successo di un programma è fatto di un lavoro di squadra e quindi siccome spesso poi non c'è questo riconoscimento, perché nessuno sa
per esempio il regista che tipo di idea, no, ha avuto di quel programma, oppure un cameraman, il gusto di quel cameraman per quell'immagine, ma anche, come dire, il tecnico, no, che ti sa mettere appunto, certo, l'audio quando devi fare un momento, un momento musicale, momento, live, momento, ecco. E quindi ho sempre cercato di fare proprio molto squadra, molto team. Credo che la responsabilità di un personaggio, di un conduttore in questo caso, sia anche questa, no? La grande responsabilità di tenere, sì, un gruppo unito, di fare squadra e soprattutto proprio di godere delle soddisfazioni, sì, tutti insieme. Una grande energia, sì, perché tante sono anche le fatiche. Io noi intanto vedo le immagini del teatro, scusa, se ogni tanto non ti guardo, anche questo ma era un altro sogno, foto, sì, è vero o no? Sì, 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 questo è stato, questo è stato proprio un sogno, il sogno per eccellenza, nel senso che poi io sono sempre stata appassionata di musical. Io sono cresciuta con tutti i grandi musical del cinema, perché visti in televisione naturalmente, perché al cinema ci andavo poco quando ero piccola, però mi piaceva molto la commedia musicale e come appassionata di danza, ma anche proprio del ruolo di un personaggio a tutto campo. Sai, mi ricordo questi grandi miti come Sheet Cherise, come Shirley MacLaine, no? Queste donne che sapevano veramente affrontare il teatro e la macchina da presa facendo bene tutto. E quindi insomma il sogno era quello di arrivare al teatro, e io ci sono arrivata con questo musical che insomma fra l'altro credo che compia 40 anni, quindi insomma anche lui, no? Si riporta, certo, niente male. Niente male, un musical che ha avuto un successo incredibile, strepitoso, e che ha aperto proprio la strada al musical, che già esisteva in Italia, ma che fino ad allora aveva sempre un po' avuto un luogo un, sì, po' di come dire, ha raccolto un po' di diffidenza. Sì, no? Sì, cioè, non era considerato teatro, veramente. Questo è sui Cerviti, è il musical successivo, no? Devo dire, a teatro mi sono presa veramente tante belle soddisfazioni. E lì ogni giorno, significa ogni ore, giorno, ore, ogni giorno. Poi non è vero che a forza di fare lo spettacolo tutti i giorni ci si annoi, oppure, come dire, si entri un po' in una routine. Non è vero, non c'è mai routine a teatro, perché ogni volta che tu hai questo sipario che si apre, hai un pubblico davanti a te fatto di 1000, di 1500, di 2000 persone che sono sempre nuove e che quindi si aspettano da te, come dire, che tu riesca a restituirgli quelle stesse emozioni che hai saputo regalare le sere precedenti. Per cui ogni volta c'è questo rapporto che è proprio un rapporto, come dire, quasi proprio di amore, no? Uh-huh. Perché in qualche modo devi saper catturare e affascinare le persone che sono in sala. È un gioco molto, molto divertente. Lorella, abbiamo visto gli scatti più belli della, sì, tua carriera, altri ne vedremo tra poco, ma quali invece ricordi dei momenti più difficili? Beh, i momenti difficili, sai, con il passare del tempo ci sono, ce ne sono. Sicuramente la mancanza di mia madre è stato un momento difficile, più che quella di mio papà, perché ripeto, papà forse l'ho recuperato e l'ho apprezzato di più dopo, nel momento in cui mamma non c'è stata, perché ho capito che poi, insomma, questo cordone, no, è importante per tutti noi, perché quando poi non ci sono più genitori non sei più figlio, no? Ma diventi solo genitore, diventi moglie, per carità, insomma, tanti ruoli meravigliosi, però questo ruolo come figlio, che poi tutto sommato ti rassicura anche, ti fa sentire sempre un po' protetto, un po' bambino, ecco, mi è mancato. E quindi sicuramente il momento della mancanza di mamma è stato per me un momento molto duro. Fra l'altro è arrivato in un momento anche in cui ho avuto piccoli problemi di salute, ho cominciato ad avere problemi in campo professionale, per cui insomma è stato un momento faticoso che è durato più anni, però ecco, se lo rivedo oggi lo vedo come un momento proprio di grande benedizione, perché forse è stato proprio quello il periodo in cui io sono cresciuta di più e ho capito il vero senso della vita, il vero peso delle cose, no, intorno a me, la vera qualità delle persone. E quindi insomma oggi devo dire sono molto felice, anche se insomma certe cose le avrei evitate, però sono molto felice di aver vissuto anche quel periodo, perché credo che in ognuno di noi momenti difficili, insomma quelle che chiamiamo le batoste, siano veramente quelle che ci fanno crescere. Insomma, non è un luogo comune, no? Spesso si dice sì, vabbè, però è meglio se non ci sono. Ogni tanto fa bene anche per resettare un po' la propria vita, ecco, rimettere le cose nelle caselle giuste. Quali sono momenti
questa è una professione in cui si regala in qualche modo l'intrattenimento, serenità, compagnia, ma quando si affrontano dei momenti così difficili, come si fa a donare, a regalare un sorriso anche a chi ti segue? Guarda, io devo dire, quest'anno proprio con la domenica che ho fatto, che è una domenica che ha un po' cambiato proposta al pubblico, e devo dire ha un po' cambiato anche il mio approccio no, con la televisione, perché io vengo dall'intrattenimento, quindi ho fatto per tanto tempo spettacolo, continuo ad amarlo, quindi spero di continuare a farlo, però in quest'anno ho proprio scoperto il gusto dell'ascolto, ho scoperto il piacere di raccontare delle storie, di partecipare anche di situazioni difficili, no? Alle quali spesso insomma tutti ci ritroviamo, oppure anche ecco, il fatto solo di partecipare del dolore di una situazione insieme ad altre persone, ecco, credo che abbia in qualche modo anche aiutato il pubblico a capire un po' di più chi sono io, perché quando fai spettacolo sei sempre dietro il costume di un personaggio che magari interpreti durante un balletto oppure una canzone, ma sei in un ruolo magari anche più istituzionale, ma sei sempre comunque un personaggio, no? E invece in questa domenica forse ecco, ho messo più in gioco me stessa come donna, come persona che ha voglia di ascoltare e di essere vicina agli altri. Per cui penso che questo sia stato ecco, forse il modo più giusto per affrontare la televisione in questo momento. Ma c'è una cosa che Lorella Cuccarini non sa fare, eh? Ma ce ne sono un sacco che non so fare, non so nuotare bene, per esempio, ne parlavamo prima, non sono bravissima ad andare in bicicletta, non sono tante cose, non potrei mai fare l'insegnante, insomma, o perlomeno ecco, cerco di insegnare perlomeno ai miei figli, ma insomma mi metto sempre molto in discussione. Ci sono tante cose che non so fare, però l'importante è cercare di fare quelle poche cose che si sanno fare, farle bene, farle con passione, farle nel rispetto degli altri e insomma, e vivere in questo modo. E la famiglia, lo dicevamo anche poco fa, che forza ti dà? Ma sai, la famiglia è tutto, no? Per me la famiglia è da un certo punto di vista un po' il faro, è l'isola felice quando hai bisogno proprio di fuggire e di rifugiarti, è l'energia quando hai bisogno proprio di ricaricarti per affrontare delle grandi difficoltà, è proprio il faro, perché è quella in qualche modo a cui io mi riferisco sempre quando devo fare delle scelte, per cui so più di così, so cos'altro dirti. E poi oggi come oggi è anche una bellissima sfida trovarsi con quattro ragazzi, adesso Sara che è quasi 18enne, insomma fra poco sarà maggiorenne, Giovanni che ne ha quasi 16 e i due gemelli che hanno 12 anni, è molto bella proprio la sfida dell'essere genitori. Perché è vero che i figli piccoli danno guai piccoli, no? Come si suol dire, ma i figli grandi insomma implicano anche un investimento, un'attenzione, un ascolto maggiore, no? E anche molto più personalizzato, perché mentre prima quando sono piccoli, bene o male, insomma le necessità, i bisogni sono sempre più materiali, sono di affetto, sono di attenzione, adesso arriva il momento delle confidenze, dei consigli e dare un consiglio a un figlio cercando di essere genitore, ma nello stesso tempo neanche un genitore così rigido, insomma non è cosa facile, però io sto scoprendo insomma, che mi piace molto, è un altro mestiere che mi piace moltissimo, che poi mi accompagnerà per il resto della vita, quindi. Che completa, rafforza, no? Che proprio sì, una persona. Ma io poi sono molto felice perché ho fatto figli abbastanza presto e quindi sono ancora in un periodo di vita in cui non mi mancano le energie, insomma non mi mancano per il lavoro, figuriamoci se mi mancano per la famiglia. E fra poco avremo modo anche di parlare ancora, ma tra i tanti scatti noi ti abbiamo sempre visto rappresentata, perché anche il mestiere e anche poi il programma, no, che lo richiede. Certo. Ma Lorella Cuccarini si mette mai dietro una macchina fotografica anche lei a scattare delle fotografie? Sì, devo dire che non sono proprio un granché. Diciamo che il fotografo di casa di solito è mio marito Silvio, perché è più appassionato, perché sta lì che guarda gli obiettivi, cioè ha proprio il gusto, no? Io invece sono una persona che ama vivere il momento, cioè il pensiero di prendere
la macchinetta oppure la cinepresa per no, riprendere i momenti. Nel momento in cui li riprendo me li sono persi e quindi un po'. Per cui da questo punto di, anche da questo punto di vista ci completiamo, nel senso che di solito lui scatta, io sono quella invece che anima. Allora io invito chi ci segue a chiamarci all'822 88 96 se volete porre anche delle domande a Lorella Cuccarini, che fra l'altro è molto tecnologica. Beh, adesso molto tecnologica non esageriamo, cioè diciamo che ho un approccio abbastanza piacevole con i social network, devo dire, lo trovo, mi piace molto perché è un modo per essere un po' più vicino alle persone, no? Io per esempio anche con tanti ragazzi che mi seguono, ragazzi ormai sono pure cresciuti, che mi seguono da molti anni, mi ricordo che una volta, cioè fino a 10-15 anni fa, per comunicare qualcosa era complicatissimo, no? Perché dovevi aspettare i comunicati stampa, e invece oggi veramente hai voglia di dire una cosa anche sciocca, e il gusto così della battuta o della comunicazione brevissima lo puoi fare, è straordinario.